Tir Museo fino a Bruxelles. Le ferrovie scelgono la logistica. Un berlingo per amico. Accordo Alitalia e TAV. Bentrovati, apriamo questa edizione del TG parlando di una mostra fotografica itinerante con foto di Alessandro Penso, vincitore del World Press Photo 2014. Una mostra allestita in un tir che si muove dall'Italia verso la capitale dell'Unione Europea facendo tappa in 8 città. Una mostra all'interno di un camion che trasporta un messaggio di uguaglianza e integrazione. È stato il volano che ci ha spinto a sostenere questo progetto del fotoreporter Alessandro Penso. Con queste parole, Primo Santini ha commentato lo sponsorship di Fai Service all'iniziativa. Ricordiamo che Road to Bruxelles è partita lo scorso 17 giugno da Bari, si è fermata ad Ancona ed è giunta nel centro di Roma all'inizio dei fori imperiali, rimanendo fino al 26 giugno. Proseguirà poi verso il nord Italia, a Milano sarà visibile il 28 e 29 giugno e passando per Ginevra e Bruxelles arriverà finalmente a Cortona, dove si potrà visitare dal 17 al 20 luglio. L'iniziativa è volta a ripercorrere la rotta migratoria delle migliaia di ragazzi provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia centrale che tentano di raggiungere l'Europa attraverso la Grecia ma restano bloccati da rigidi controlli di sicurezza. E in occasione del convegno 1520 a Sochi, dove si sono recentemente svolte le Olimpiadi invernali, di cui la rivista Trasporto Commerciale è partner di comunicazione, sono emerse alcune interessanti novità. Il progetto che sembrava futuristico di trasporto di container tra Europa e Cina ha trasportato nel 2013 quasi 1 milione di teo di container. Le Russian Railways, dopo l'acquisto della francese Jeffco dal gruppo Peugeot, hanno deciso di dedicarsi maggiormente alla logistica integrata con il trasporto. Importanti investimenti in Europa e partnership non vengono rallentati dalla crisi politica relativa all'Ucraina. E ora parliamo di un berlingo che carica fino a 890 kg in 3,25 metri di lunghezza utile. Questo veicolo ha un volume di 4,1 metri cubi e sensori di parcheggio, airbag passeggero, radio CD MP3. Regolatore e limitatore di velocità ESP, lo muove un diesel da 115 cavalli che esiste anche in versione elettrica. E in questo caso il carico utile scende a 695 kg e l'autonomia arriva a 170 kg. Altre caratteristiche importanti sono la seduta alta, l'insonorizzazione del motore e le sospensioni che assorbono bene le asperità e consentono di disporre di un comfort di elevato livello per un van di questo genere. Anche se ancora da definire in molti dettagli come esuberi, debito, rapporti con i dipendenti, l'accordo tra Alitalia ed Etihad per l'acquisto da parte di quest'ultima del 49% del pacchetto azionario sembra giunto al termine. Occorreranno alcune settimane per definire i dettagli. Le prime proteste arrivano da Lufthansa, che considera la questione delle bad company, ben nota in Alitalia, un indebito aiuto statale. Vi ricordo che in occasione del 50° anniversario della linea rossa della metropolitana è stata allestita fino al 10 luglio 2014 una mostra fotografica nella sala Buzzati in via Balzan. L'esposizione riporta i visitatori agli anni 60, quando un'Italia che stava attraversando una fase di profondo cambiamento assisteva all'inaugurazione di un'opera fondamentale per tutto il paese. L'Assemblea di Anita ha un nuovo presidente, Thomas Baumgartner. La nomina è avvenuta alla presenza del ministro per le infrastrutture e i trasporti, Maurizio Lupi. Baumgartner prende così il posto del presidente uscente, Eleuterio Arcese. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordo che la rivista di Trasporto Commerciale vi aspetta in edicola con interessanti articoli. Inoltre non dimenticate di scaricare gratuitamente l'applicazione Blinkar, che vi permette di vivere l'esperienza della realtà aumentata su tutte le nostre riviste. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Tracking News, sempre su questo canale martedì prossimo. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci.